Buongiorno a tutti, bentrovati al consueto appuntamento dei pronostici del venerdì con Mister Piero Gatto. E Salvo Sorci. Perfetto, Mister, andiamo subito ad analizzare gli incontri che caratterizzeranno questa settima giornata dei campionati di eccellenza e promozione. Partiamo subito col botto. La capolista Alcamo ospita il San Sebastiano. Sorpresa, diciamo, anche come rendimento, perché comunque. Infatti, come diciamo, il San Sebastiano è una squadra che mi ha effettivamente sorpreso, perché è una squadra, come dicevo in settimana, è abbastanza gagliarda. Però è pur vero che fuori dalle mura amiche non Senta un po'. senta un po', ha raccolto soltanto un pareggio. E poi una caratteristica che ha questa squadra, che segna pochissimo, cioè produce molto, molto gioco, però segna pochissimo. Ha un'ottima difesa, perché dietro ha un'ottima difesa il San Sebastiano, però raccoglie molto poco. Però dico una cosa, l'Arcamo ha una brutta bestia, e quindi deve stare molto attento. Comunque la capolista in casa ha un buon rendimento, ha pareggiato soltanto la partita, quindi poi le due le ha vinte. Questa è una delle migliori difese dopo il Serra di Falco, ha subito soltanto 4 gol. Quindi sarà una bella partita. Io ero sempre favorito l'Arcamo di Chico, però occhio al San Sebastiano, quindi metto un 1. Perfetto, proseguiamo con l'Atletico Campofranco che ha avuto, diciamo, un andamento abbastanza altalenante durante questo campionato ed è ancora in cerca del vero Atletico Campofranco, che ospita l'arrembante Serra di Falco, che adesso incomincia a scalare posizioni in classifica. Ma adesso ancora peggio, perché purtroppo l'assenza di Cosimo Panepinto si farà sentire per quanto che riguarda il reparto offensivo del Campofranco, e in più l'altra tegola è la squalifica di Pierino Concialdi. Quindi diciamo che abbiamo risolto i problemi che noi abbiamo sempre avuto con la parte offensiva del bravo Restivo, che è spericolato. Causa forza maggiore, Piano adesso numero 2, piano quindi piano. Comunque no, ci dispiace infatti. tantissimo, perché rinnoviamo gli auguri a Pierino, che in settimana ha subito 4 interventi, Accogliamo, sì. ecco, quindi rinnoviamo gli auguri a Cosimo Panepinto. No, la partita è da non perdere, perché abbiamo due grandissime squadre. Il Campofranco è quella che dà spettacolo ogni partita, o perde o vince o pareggia, dà sempre spettacolo. È un Serra di Falco altrettanto spettacolare, con questa rosa di Di campioni, Galattico. e in più con un rendimento che adesso si comincia a far vedere, che ha preso un cammino giusto per quello che è Le le ambizioni. ambizioni di questa squadra. Quindi è una partita, però mi hanno rimproverato che metto troppe, quindi Te l'ho detto, poi io devi qui sempre devo sbilanciare, se no sbilanciare. la gente poi. Allora io voglio, mi ordine, allora faccio 1-2, perché non vedo pareggio in Solo questa doppia, partita, quindi questo. solo E doppia. allora va benissimo. Proseguiamo con il Cameraat di Renato Maggio, che ospita in Provavara deludente. Non ci sono già aggettivi per definire il cammino di queste sette Io giornate. non so più, qui secondo me a questo punto Romano deve cominciare a farsi un quadretto di giocatori che magari lui conosce bene, che per la categoria, qualche luna di calzone superiore, di cui si fida, e fare un po' il quadro della situazione e resettare quello che è questa squadra, perché è inspiegabile come una squadra come il Favara si trovi a 4 punti, fuori casa Sì, le ha prese assolutamente. tutte, Ha preso il doppio dei gol che ha segnato ha fatto complessivamente. 6 gol, ne ha subite 11. Quindi ragazzi, vedete un attimino quello che dovete fare. Mentre fa visita a un Cameraat che in casa non perde un colpo, ha vinto 2 partite, ne ha pareggiate una, e quindi io qua vedo, Non ci sono non sorprese. ci sono sorprese per quello che può essere il Sì. cammino, perché pronti via abbiamo detto 2 per il Favara, ma per quello che è l'andamento mettiamo 1
per la squadra di Renato Maggio. Allora, anticipo di domani alle 19, Leonfortese e Raffadali. Anche questa è una bella partita. Anche questa è una bella partita, però anche qua non dovrebbe esserci sorpresa, perché la Leonfortese... Però Raffadali in ripresa, diciamolo, comunque sia, le prestazioni sono state... Sono stato buono la scorsa settimana con Bell'Uomo, però questa volta non mi devo scusare, ma io metto un 1 fermo perché la Leonfortese è una buona squadra e viene da una bella prestazione la settimana scorsa, è in salute e quindi vedo un 1 fermo per la squadra di Ministro. Ecco, un altro incontro molto interessante è quello che frappone il Mazara di Bruccoleri con la Riviera Marmi. Ecco, ci sono... il Mazara sta incominciando a capire qualcosa di quello che vuole Totò da questi ragazzi. Diciamo che anche Totò sta incominciando a conoscere i suoi ragazzi, quindi diciamo che c'è un certo incontro tra allenatore e giocatori, e si è visto già da domenica una bella prestazione, una prestazione convincente. Spero che anche la società incomincia a riprendere l'entusiasmo che aveva all'inizio, i risultati aiutano. È una seconda partita che gioca in casa e quindi il Mazara deve approfittare di questo doppio turno. Io sono sicuro che comunque non sbaglierà, anche se il Rivera Marmi viene da un ciclo negativo, chiamiamolo del dopo sette case, sì. che non riesce a tirarsi... Con l'involuzione di gioco anche, più che nei risultati, che diciamo è stato meno evidente, forse nel gioco sicuramente è venuto qualcosa a mancare. Sì, anche l'involuzione di gioco, quindi io do 1 per la squadra di Bruccoleri, perché voglio, soprattutto voglio capire di Caramani in che condizioni è. Quindi vediamo se riesce a fare questo gambetto al Mazara, ma io ho i miei dubbi perché la squadra di Bruccoleri deve riprendersi e deve andare ad occupare quelle posizioni giuste che le competono, perché abbiamo una classifica anomala, perché abbiamo le squadre che devono vincere il campionato, sono giù, quelli che devono salvarci sono, insomma, deve prendere la forma giusta questo campionato. Pinozzaro è stato inomolato in grandissima condizione, dato comunque l'ultima prestazione di domenica. Aspettiamo Polito che ritorni ai suoi livelli. So che sta molto bene. Il rigore fallito l'ha messo alle spalle perché poi il pubblico lo ha perdonato, cioè lui ha voluto fare il cucchiaio perché lui ce l'ha per vizio, però il pubblico intelligente a Mazara hanno capito che Giuseppe voleva dimostrare il suo valore, ma Giuseppe non c'è bisogno, ti conoscono, sanno tutti quanto sei bravo, ora devi soltanto giocare tranquillo e fare qualche gol di quelli belli, quelli che sai fare tu. Sempre domani la Parmunval, rivelazione assoluta di questo campionato di eccellenze, non lo dico per campanilismo, ospita il San Giovanni Gemini. Allora qua, questa Parmunval, come si appresterà a affrontare questo incontro? Questa Parmunval, questo incontro lo deve affrontare con la mentalità giusta. Allora, fuori la Parmunval ha fatto i risultati, però non mi ha entusiasmato come invece lo fa in casa, quindi anche domani sarà una buona Parmonball perché del suo campo fa virtù, e poi è una squadra giovane, anche se non ha un pubblico euforico e che fa, però sente questa energia casalinga, i ragazzi si sentono comunque, ripeto sempre, una squadra giovanissima, è una squadra fatta da pochi mesi, quindi qua va molto merito a Corrado, va molto merito al direttore, a Giovanni Castronovo che ha fatto una delle cose, e poi ricordiamo sempre il giovanissimo presidente di Tamaio che non gli fa mancare nulla a questi ragazzi, quindi in casa la Parmonval io penso che non fallirà questo appuntamento. Anche se
tu sai benissimo quanto a me piace questo San Giovanni, anche se i risultati non vengono. Purtroppo fuori casa ha un cammino brutto, ha perso due partite, ne ha pareggiate una, ha subito tanti gol, ne ha fatti pochissimi. Quindi diciamo che il San Giovanni non cammina bene. Però ha ritrovato De Luca, dai, è già una cosa perché... No, ma Agostino non si è mai perso, Agostino ha avuto il turno di squalifica, Agostino è uno caliente, quindi va accettato per quello che è. Domani giocherà perché a casa sua gioca Agostino, quindi magari un po' di emozione, però Agostino mi raccomando non ti fare prendere, gioca tranquillo, fatti la tua partita, io ti voglio sempre in campo Agostino, quindi hai preso già un turno di squalifica, non ne prendere più, tu sei un ragazzo molto... Sì, ti lascia certe prendere dalle provocazioni, e Agostino cerca di stare in campo il più possibile, però vedo uno fermo in questa partita perché la Palma non può perdere l'occasione, perché l'occasione guarda che ce l'ha la Palma, rischia di trovarsi sola. Sì, assolutamente, perché San Sebastiano andrà a fare battaglia là. Quindi è una partita da seguire attentamente questa qua di Palmonval e San Giovanni, quindi uno. Occhio alle vertigini per la Palmonval e quindi a te. Ma la Palmonval vuole fare i punti tranquillità. Ora, questo te lo garantisco perché tu sai, io vivo dentro questa società e vuole fare i punti della tranquillità, questo te lo garantisco. Ce la farà il Rocca di Caprileone a tornare alla vittoria ospitando dentro casa la Folgore? Questa è la domanda che anche a Rocca diciamo, si fanno, perché comunque è una squadra che tra le pure amiche ha costruito fino ad ora i successi di questo campionato. Sì, allora io ti dico solo quattro numeri. Sì. Allora, abbiamo 4 gol fatti del Rocca e 3 subiti, quindi siamo lì. Della Folgore 10 fatti, segna tantissimo, e 10 subiti. Quindi qua lasciamo allora un attacco il Rocca che 1-0 seccato oppure se pareggia 0-0, quindi diciamo un Rocca che subisce poco contro un attacco che la Folgore segna parecchio e subisce parecchio, quindi io qui vedo un probabile X. Anche se Rocca diciamo che in casa è molto tosta perché è una squadra che è, però io vedo che comunque la Folgore sta facendo un discreto campionato, però questi numeri mi lasciano perplesso, quindi io metto un X a questa partita. Perfetto. Concludiamo diciamo, il girone con San Carraldese e Marsala. Il Marsala che sembra essersi rinvigorito ultimamente, comunque sta rimettendosi nella giusta via con l'avvento in sostituzione di Sandri Gerardi in panchina. Io questa partita la vedo un po' a rischio perché il Marsala è una stagione strana questa del Marsala. Devo dire anche un po' sfortunata per certe cose che succedono, sempre anche domenica l'incidente a Panepinto è un'altra tegola su quello che è il cammino del Marsala, che dal punto di vista calcistico voi sapete benissimo quanto a me piace questa squadra e comunque si sta ritrovando, però quest'anno sta subendo questa, io la voglio chiamare sfortuna, quindi io dico a Matteo di aggiustarci anche dal punto di vista queste cose, cerchiamo di non di evitarle, ma non fare, se io gioco col fuoco io un po' devo stare attento a non bruciarmi, quindi io voglio che Marsala si aggiusti anche da questo punto di vista. Ma non c'è troppa tensione perché anche questo discorso tipo del palloigenese, ma non è perché c'è chi l'ha crocifisso da un lato, poi dall'altro ci sono stato fermo. Dico, alla fine sono incidenti di gioco, okay? Sì, i ragazzi però si sentono, lui l'hanno scritto pure sui social, comunque che si sentono, che puttana, tra i due ragazzi non c'è niente, almeno a quanto Genese lo conosce, Genese è un ragazzo stupendo. No,
però ha fatto sta cosa che non è andata. Ecco, no, ma c'è chi ha detto pure bravo, hai fatto. Ma dico, sono cose. No, cioè, no, c'è gente che lascia andare che ha commenti su una storia che veramente un incidente sul campo. Che dice, bravo, hai fatto bene, è solo un dico, e appunto, dico, ma questo è sintomatico comunque di una situazione troppo nervosa che c'è a Marsala, e quindi secondo me quando è troppo nervoso si attira addosso un po' la sfiga. Infatti io dico a Matteo di essere bravo anche in questo, cioè, Matteo è un bravo allenatore, ma deve essere bravo anche a curare l'ambiente e cercare di non farlo degenerare, perché vedi domani vai a San Cataldo è un ambiente pure caldo, e le cose, le notizie che arrivano, cosa succede? E qui che io dico pure a Livio, a Torre Costa, cerchiamo di giocare a calcio, cerchiamo di abbassare i toni, perché siete due allenatori di esperienza, quindi io mi rivolgo a voi, cercate di giocare a calcio, che è quello che sapete fare. Tornando adesso al calcio giocato, questa è una partita strana. Io a San Carlo Stese ha bisogno di punti perché dentro casa ha il suo orticello. So, il Marsala però non si può permettere di interrompere una scia che sta costruendo. Ecco, qua è. Però io continuo a dare fiducia, mi dispiace per Lirio, però io qui do fiducia ancora alla Marsala. Vabbè. Perché è una squadra che sta bene, gioca bene. Quindi mi auguro che si giochi al calcio. Allora, quindi, se si gioca a calcio, il Marsala porta via i 3 punti. Se non si gioca a calcio può succedere di tutto. Ovviamente. Quindi chiudiamo 2 per il calcio giocato. Chiudiamo il girone di eccellenza e passiamo al girone A di promozione. Il girone di promozione, vediamo velocemente, andiamo a dare un contributo a tutte le partite. Dattilo Fulgatore. Piero, il Dattilo è lassù. È lassù, il Fulgatore è fuori casa un po' zoppica, comunque sono sempre, sai, questi derby del Trapanese lasciano un po', io non sto usando il doppio, non sto usando il doppio, no, assolutamente. Io metto uno a favore del Dattilo che viene da una bella vittoria fuori casa e quindi cerca di continuare questa serie positiva. Allora, la partita più attesa della giornata è sicuramente Delfini-Montemaggiore. Delfini-Montemaggiore, che si giocherà domenica, ho parlato con l'allenatore Delfini. Si parla, vediamo. Giustamente parlando, che ho chiesto un paio di cose, e c'è una sorpresa davanti per diciamo, riuscire a scardinare cioè, gli avversari, dove comunque Delfini hanno costruito molto. E quindi è praticamente il problema dei Delfini. Sono specialista dei Delfini. No, più che altro perché conosco Cristian, siamo amici, quindi giustamente ci confrontiamo, giustamente. Proverà, lo dico in anticipo, Calderone, diventato centrale, goleatore dell'anno scorso con 13 reti, centravanti. Ma questo la dice lunga nella... E mi ha detto che è vero, non è una prestigio, mi ha giurato che farà così, cioè Calderone centroavanti. Comunque faceva Lippi, ricordi quando buttava anche Tudor? Sì. Ma vedi, questa dice lunga sulla bravura di Cristian, perché vedi, l'allenatore deve avere una visione aperta della propria squadra, perché di necessità bisogna sempre farne il tuo. Ha capito che comunque lì davanti... Non puoi, perché metti Di Stefano, metti Quattrotti, manca Saitta. No, al momento non c'è, è stato fuori, non lo so, non è a disposizione. Manca di peso là davanti, ecco che mi è venuto in mente Saitta, perché non so che è lì. Quindi praticamente hai Calderone, noi facevamo, ogni tanto facevamo venire avanti qualcuno da dietro, per risolverci i problemi, quindi perché no? È un'idea. Però voglio dire che comunque è una bella squadra. È un derby, quindi i Delfini soffrono i derby, punto interrogativo, perché... Cioè, col FUS dovevano fare il bottino pieno, non l'hanno fatto. No, ma hanno rischiato di perdere fino alla fine. No, quindi io do 1-2 perché da Montemaggiore ci aspettassi di tutto, quindi
Non credo, non so fare, che i Delfini devono vincere questa partita. E il Montemaggiore, comunque, è una squadra giovane. E ha raccolto meno di quanto ha seminato fino adesso. Sì. Ha raccolto meno di quanto ha seminato. Il Montemaggiore, perché 6 punti sono pochi per quello che comunque si ha fatto vedere. È vero. Quindi stai attento, Cristian, anche domenica, sabato, credo. No, domenica. Perché il Montemaggiore, che viene da una sconfitta casalinga, che noi non ci aspettavamo, che ha giocato contro il conto che ha giocato il Salemi è in classifica, quindi di ci può pure stare, quindi 1-2 questa partita, anche perché è un derby, sono tutte e due, diciamo, palermitane, che il Montemaggiore la consideriamo una squadra di Palermo, quindi la do buona a tutti e due. Andiamo avanti. Favignana Castellammare. Il Castellammare a 9, il Favignana è appena 3 punticini. Però Favignana ha fatto bene col Cusco. Ho parlato con molte persone, ho detto, dice, sai, il Favignana poi io tutto ha i ragazzi. Fatto bene il Favignana, ma ha detto che a parte i demeriti che ha avuto il Cusco, di cui parleremo più avanti, ma il Favignana ha detto che anche con i ragazzi under che ha in campo. Ha fatto pure i buoni under, poi ha fatto una buona prestazione. Io parlando con Sergio Maggio, in casa comunque il Favignana è una squadra che è dura, quindi sarà una partita, comunque il Castellammare è una buona squadra. E mi devo sbilanciare, comunque io vedo un 2, io do fiducia al Castellammare. Perfetto. Il cammino del Monreale, che sta praticamente dominando questo girone, 13 punti, con 5 vittorie, e 2 partite, 4 vittorie e un pareggio, e... voglio dire, contro il Carini. No, non ci sono partite, non c'è partita. Il Monreale sarà un rullo compressore, avendo una strepitosa vittoria. Sergio con i suoi ragazzi ormai sono tutt'uno, io l'ho visto allenare, c'è un buon ambiente. Poi un ottimo presidente di Minica, se li coccola, si ragazzi, va tutto bene a Monreale e sarà anche un successo. Mi dispiace per Pippo Corona, che noi vogliamo bene, però uno. Velocemente, Real Calcio Cus, questo Cus che veramente si era svegliato, si era svegliato, però Real Calcio viene una sconfitta che noi abbiamo dato fiducia. Comunque in casa da calcio è un'altra squadra, è forte anche qui, vedo un 1, però svegliamoci perché non va bene. Salemi Paceco, il Salemi secondo in classifica, il Paceco è a 6, però è una squadra camorrosa. Salemi è un po' sì, anche qui vedo 1 fermo, sarà una bella lotta tra Salemi e Monreale. Concludiamo con Stratatti Cefalù. Trasatti a proprio a 0, però dentro casa non si desterà, diciamo, da questo sonno eterno. Allora io dico al Cefalù, lo ricambiamo degli amici là, sì. Se mi fate fare brutta figura questa volta, perché fuori casa via di stimere detti 3 punti e di salita la china e le metto un 2 fisso. Perfetto, e con il giro di promozione abbiamo finito, grazie alla vostra cortese attenzione, e comunque è grazie. Soprattutto grazie a questi compiti. Siete tantissimi. Ci chiedono di parlare dell'altro giorno di eccellenti, tutti i giorni di promozione. Il nostro tempo è poco, però cercheremo sempre di migliorarci per noi e soprattutto per voi. Un saluto da Piero Gatto. E saluto Sorci. Buon calcio a tutti. Ciao.